fortunato, è il fortunato, ecco. È uscito fuori l'urlo intanto, è il fortunato. E noi ci sentiamo questa pausa. Oggi, come sempre, ovviamente ci riascoltiamo anche una canzone del passato. E io so anche che qua tra noi c'è qualcuno che ama moltissimo Piero Pelù. Confermano? Sì, alla grande. Confermano. Intanto il nostro Davide Moroni scatta selfie a tradimento mentre io faccio le domande a Omar. Comunque dicevo, la cosa interessante è che il nostro Omar segue molto Piero Pelù. Sì, Litfiba, Piero Pelù, dove, diciamo, quando posso, dove è lui, dove va lui vado io. Dove sta lui va Omar. Adesso ricerchiamola. Non è stalking però, diciamo. Insomma, ancora quasi no. Stalker per il nostro Piero Pelù, che salutiamo sperando che ci ascolti nel podcast. Ma io sicuramente penso che lui ci ascolterà nel podcast. Ma secondo me in diretta anche. E noi intanto ci ascoltiamo una meravigliosa canzone. Adesso sto pescando, eccola qui, Take Me to Church di Osier. Che ha spopolato nelle radio romane, anche voi sicuramente che qui in studio la conoscete benissimo. E poi i Litfiba, ritroviamo qui una bellissima del 1999, Il mio corpo che cambia. E quindi restate qua, 17:49, Davide, su Radio Roma Futura. L'happy hour, il momento tuo che tanto ti piace. Esatto, quindi aperitivo, state insieme a noi, intanto Osier. She's the giggle at a funeral, knows everybody's disapproval. I should've worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes, she tells me worship in the bedroom. Only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. 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 Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your life.
dov'è, dov'è il capostazione? Sto viaggiando senza biglietto e non ho direzione. È lei che prende la mia mano e mi accompagna in questo lungo viaggio, andiamo lontano. Ecco cos'è tutto il mio stupore, non è facile guardare in faccia la trasformazione. È il mio corpo che cambia nella forma e nel colore, è in trasformazione, è una strana sensazione in un bagno di sudore. È il mio corpo che cambia e cambia. Sensazione, è come un treno che mi passa dentro senza stazione. Tu dimmi qual è la mia direzione. Sto viaggiando senza biglietto né limitazioni. Trasformazione, è una strana sensazione in un bagno di sudore, è il mio corpo che cambia. E questa era la meravigliosa canzone dei Litfiba qui su Radio Roma Futura alle 17.57, Il mio corpo che cambia. Nel 1999 noi, come ogni puntata, riproponiamo una canzone meravigliosa del passato. Ci piace utilizzare così il nostro spazio musicale oltre alle hit del momento, no Davide? Esatto, esatto, un po' di tutto. Un po' di tutto, ci piace fare anche molti esperimenti musicali. Allora, ritorniamo a parlare un po' con i nostri ragazzi della Roma Ceres Football Club. Oggi sono ospiti qua. Volevo ricordare anche gli altri ragazzi che non sono qua presenti, ovvero Andrea Giorgi, che salutiamo, anzi li salutiamo tutti con sottofondo di applausi. Andrea Giorgi, Alessandro Famà, Daniele Lico, Simone Melchiorri, che tra l'altro interagisce molto in questa puntata, e il fratello di Omar, Simone Abo Arab. Li salutiamo tutti questi altri ragazzi che fanno parte della squadra. Allora, parlando poi un po' di quello che erano gli eventi prima della doppia pausa musicale, io avevo chiesto, insomma, di questo evento, che c'era un matrimonio di mezzo e c'era stato anche un urlo di sottofondo. Però al di là di questo, chi è questo fortunato? Io già lo so chi è, ma prenda il microfono e parli. Eccomi, ecco. Riccardo. Il nostro Riccardo. Riccardo Lucioli, che si è sposato, quindi applauso per il nostro Riccardo. Ormai sì, 6 dicembre passato.
Niente, no, tutti presenti, eravamo tutti presenti, noi della squadra. Il tavolo più bello, devo dire, quello dove sono andati via più bottiglie di vino. Anche il più calmo, sì, vero? Sì, quello, sì, vero, sì, più, assolutamente. Più, sì, sì, più sobrio, più formale. Senti, ma tutti presenti? Sì, 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 eravamo tutti quanti. Ho visto foto, tutti bei in abiti, insomma. Sì, sì, siamo partiti che eravamo tutti belli tirati, è finita lo spascio. Penso un'emozione fortissima. No, è stato bello, sì, sì, bello. Poi comunque io già sono padre di un bambino, c'era pure lui. No, quindi, questa è una notizia straordinaria, allora. Federico, se guardate sulla pagina c'è anche il battesimo. Oh, come si chiama tuo figlio? Leonardo. Leonardo, salutiamo Leonardo. Quanti anni ha? C'ha 8 mesi. Ah, 8 mesi, sì, quindi è piccolissimo, insomma. Dai, tante emozioni, tante, sì, sorprese, sì, non me l'aspettavo. Mica tutti come noi che abbiamo Tacelli che fa Movida, è solo champagne e Movida. Tacelli non si sposerà mai. No, comunque bravo che l'ha seri. Fatto a dicembre, non a Ferragosto come fanno altri, che muori di caldo. Sì, sì, dicembre, perché almeno al chiuso tutto quanto. E se pioveva l'avevi già organizzato al chiuso, esatto, stato. E l'alcol si sente, e l'alcol di meno, lo senti meno. Senti, ma c'è da sprono, no? Esatto. C'è più alcol. Ma invece Gnappo, in tutto questo si parla di matrimonio, feeling con qualcuno o solo Movida come Tacelli? Qualcuna, spero. Con qualcuna, Gnappo, ovviamente. Scusate, no, ragazzi, non è detto. O solo Movida e champagne con Tacelli. Io vedo già dei gesti qua, perché comunque tatuaggi, tra l'altro, Gnappo, dobbiamo parlare di tatuaggi, questi bellissimi. La cravatta tatuaggi di Gnappo al matrimonio è stata epica, ragazzi. Tanto è uscito un selfie di Davide sulla sua pagina ufficiale su Facebook, tutti taggati, quindi mi raccomando. Adesso usciranno anche le foto sulla pagina ufficiale. Intanto volevo fare gli auguri, che si è collegata adesso la nostra ascoltatrice Patrizia, che tra l'altro ci ascolta sempre, è la moglie del mister. Quindi facciamo tanti auguri di buon compleanno e un applausone. Oggi 51 anni per lei, quindi facciamo questo grande giornata, grande grandissima giornata, grandissimo compleanno, quindi auguri a casa mister, a casa Angelini, che è oggi in festa. Allora, quindi proseguiamo, dicevo, Gnappo che è qui, che insomma fa qualche occhiolino, qualcosa, dice un argomento interessante questo qua. Però insomma c'è chi si sposa, chi fa Movida. Tu da che parte stai, Gnappo? Viva Luca Tacelli. Viva Luca, ti stimo Luca, sono con te. Viva Luca Tacelli, quindi risolve così, niente, non si sì, può. Federico, penso che sarai tu più vicino al matrimonio di quanto lo possiamo essere tutti quanti qui. Anzi, tranne qualcuno. Già, anzi, volevo di matrimonio, mi sembra un po' presto. Volevo cogliere al balzo l'occasione per dire che comunque all'interno degli spogliatoi, dopo il primo matrimonio, sono... si sono avanzate ipotesi, anzi più che altro scommesse, su chi possa essere il secondo. Quindi se volete, anche sulla pagina Facebook potete benissimamente commentare con il vostro preferito prossimo ai fiori d'arancio, di pesco, quelli sono. Sì, ma non vale Gianmarco perché non fiori rosa, fiori di pesco. Simona già ci ha detto, insomma, Francesco non lo sa, ma Simona già ci ha invitato al suo matrimonio. E fisso qui la data, così no, almeno è il nostro Stefano Verde. È il nostro Stefano Verde, ecco, sì. Quindi applauso al nostro Stefano Verde. Facciamo... Adesso arriva subito 2017, dai. Arriva 2017. L'urlo, è arrivato l'urlo. Invece dell'applauso è arrivato l'urlo. Stefano Verde, detto Francesco. Detto Francesco per gli amici.